Buongiorno a tutti ragazzi, siamo arrivati alla quarta puntata della Road to Dubai, siamo sempre più vicino a gennaio che sarà il periodo in cui andremo finalmente nella grande città. Siamo alla terza settimana di minicut, ci siamo un pelino definiti, abbiamo tolto un po' di liquidi, anche un pelino di grasso. In queste tre settimane abbiamo ciclizzato i carboidrati, alcuni giorni tenendoli a 300 grammi e altri giorni tenendoli a 450. E lo sgarro settimanale lo facevo nei giorni in cui avevo appunto i carboidrati alti. Le proteine sono sempre state a 180 e i grassi a 70. Da domani, quindi dopo questo allenamento di gambe che sarà l'ultimo a concludere la settimana, inizieremo con 4 giorni alla settimana con i carboidrati a 250 grammi, mentre gli altri 3 giorni tenendo i carboidrati a 300 grammi al giorno. Le proteine e i grassi rimangono sempre uguali a 180 e 70. Per quanto riguarda l'integrazione, ho sempre tenuto la creatina sui 5 grammi. Mattina una capsula di vitamina B12, una capsula di vitamina D3 e in più le proteine post-workout insieme ai cereali. Mi raccomando, tutto questo lo trovate su Prozis con il codice sconto CROCI10. Già lo sapete, avete lo sconto più gli omaggi. Tornando noi ragazzi, oggi andremo a fare un bel workout di gambe. Le mie gambe non sono un granché, diciamo che sono indietro rispetto alla parte sopra perché le ho trascurate molto. Gli ultimi mesi ho deciso di allenarle molto molto bene come gli altri muscoli del corpo, nonostante nella categoria in cui vorrò gareggiare non vengano guardate, voglio comunque che abbiano un buon volume. Ok ragazzi, partiamo con il primo esercizio, la leg extension. Abbiamo 3 secondi sul picco, quindi massima estensione, e in più abbiamo 8 secondi di tenuta nella fase di discesa. È da fare un 3x10, va fatto molto bene perché è un esercizio che ci serve per mandare già sangue nel muscolo per andare a spingere dopo sullo squat e sulla pressa. Ora invece passiamo allo squat, al multipower. Andiamo a cercare anche qua non tanto di spingere come dei tori, ma a cercare una bella sensazione del quadricipite per andare a dare un bel focus. Ok, abbiamo appena finito lo squat, cioè bello che ha ammazzato. Ora passiamo alla pressa. Qui andiamo a fare un 12 colpi, scaliamo il peso, ne facciamo 10, scaliamo il peso, ne facciamo 10, scaliamo il peso, ne facciamo 15. Tutto questo per 3 volte. Non ho parole. Colpa di nuovo. Quarto esercizio, scusate la voce ma sono cotto. L'adductor, andiamo a fare un 3x10x10x10 scalando il peso. Io uso 50 kg, poi 40 kg, poi 30 kg. Ok ragazzi, quinto ed ultimo esercizio per i quadricipiti, andiamo a fare ancora la leg extension, però adesso andremo a fare 10 ripetizioni ogni 30 secondi per 8 volte, sarà un suicidio. Dobbiamo cercare di non cercare di abbassare il peso, quindi io sono partito con 40 kg, cerchiamo di tenere sempre quelli perché dobbiamo curare l'esecuzione e non farle alla cazzo. Poi se alla fine vediamo che ce ne abbiamo poco, andiamo a diminuire un pelo. Ma mi raccomando, le punte sulla leg, se le tenete leggermente inclinate verso l'interno andrete a coinvolgere
più la parte esterna del quadricipite, mentre se tenete le punte verso l'esterno andate a coinvolgere di più la parte interna, se le tenete neutre non ci sono problemi. Mi raccomando, 30 secondi di pausa devono essere 30 secondi, quindi io adesso mi sono fermato che erano le 16:20, alle 16:50 bisogna partire, non un minuto più, non un minuto dopo. Ok ragazzi, adesso femorali, passiamo al leg curl. Abbiamo un 5x12 dove dobbiamo tenere la discesa molto molto lenta. Dobbiamo fare la fase negativa di circa 5-7 secondi. Let's go. Adesso ragazzi, secondo e ultimo esercizio per i femorali, stacchi a gambe tese con i manubri. Let's go. Siamo arrivati al post workout, finalmente abbiamo finito di allenarci e andiamo di proteine 30 grammi gusto stracciatella, ragazzi fanno paura, ve lo posso assicurare, le trovate su Prozis con il codice sconto CROCI10, sono ancora più buone. 30 grammi di cereali, siamo veramente poveri di carboidrati, però ci accontentiamo. Infine la creatina monoidrata gusto arancia, 5 grammi. Poi io per rendere i cereali più buoni, come sapete già, metto sempre le proteine dentro. Buon appetito. Di creatina siamo a 5 grammi al giorno, quindi 5 grammi, ve lo dico, corrispondono a un misurino pieno, sarebbero 3 grammi, più un misurino per 2/3 pieno. Non è difficile. Comunque voi non prendete la creatina come la prendo io, scioglietela sempre in un bicchiere d'acqua, soltanto che non ce l'ho portata, quindi... Eccoci qua, arrivati alla fine di questo video. Oggi vi ho mostrato il mio leg day, quadricipiti e femorali e il mio post workout. Speriamo che nel prossimo video aumentino le porzioni, ragazzi, perché non ce la faccio più. Ho solo uno sgarro a settimana e quando ce l'ho ci vado giù pesante, tipo venerdì sera ho fatto sushi. Andate su TikTok, trovate il mio video, mi raccomando ragazzi, seguitemi su TikTok che ho iniziato da 2 mesi e stiamo andando veramente veramente bene. Abbiamo già migliaia di mi piace, un video a 1 milione, stiamo andando davvero forti. Mi chiamo Luca Croci. In più seguitemi anche su Instagram, perché adesso sto per chiudere il video per andare a fare degli scatti, perché devo pubblicare, e quindi mi raccomando, anche lì mi trovate Croci_Luca. Sono molto attivo tutti i giorni, anche nelle stories. Per quanto riguarda YouTube, ragazzi, noi ci vediamo alla prossima puntata, che sarà la 5ª Road to Dubai. Ne farò ancora 2, credo di arrivare a 6, e nella prossima, se tutto va bene, vi porterò un ospite speciale. Mi raccomando, state collegati, iscrivetevi al canale, lasciate un like e un commento, e noi bestie ci vediamo al prossimo video.